Ancora una rissa in Piazza Duomo, due ventenni feriti e denunciati nel fine settimana, controlli delle forze dell'ordine nei luoghi della Movida, 200 persone identificate. Fermato in Islanda un 47enne romeno ricercato dalla polizia italiana per aver abusato della nipote tredicenne, i fatti avvenuti a Padova tra il 2008 e il 2013. Il caro energia mette a rischio i bilanci dei comuni e i servizi ai cittadini e dal Bignasico per far tornare i conti è servita una variazione, ma ci vuole anche un aiuto da Roma. Dopo i risultati elettorali deludenti, la Lega Padovana ha congresso questa sera per scegliere il segretario di Padova. Si sfidano Pietro Grande, Favero e Luciani. La salute dei bambini passa dal buon sonno, dormire meno del necessario espone i piccoli a molti disturbi, tra cui le dipendenze tecnologiche e da sostanze. A dirlo lo psichiatra padovano Luigi Gallimberti. Padova, città sempre più green, con l'acquisizione del comune di nuove aree da destinare al verde pubblico e orti sociali. Vi mostriamo in anteprima il murales per la pace che lo street artist padovano ha iniziato a realizzare tra lo stadio Appiani e il velodromo Monti. Partiamo subito, buongiorno intanto e benvenuti, bentrovati al TG di Telenordest che seguiamo tutti i giorni. Il nostro giornale comincia con i controlli in città nelle zone della Movida. Sventata una rissa in Piazza Duomo, 200 le persone identificate nel solo fine settimana. Vediamo. Pugni, calci e bottiglie, ancora un episodio di violenza in Piazza Duomo a Padova a distanza di poco più di un mese dalla rissa del 10 settembre che aveva riacceso i riflettori sulla questione sicurezza nella centralissima piazza padovana. Domenica notte, intorno all'una, due ragazzi di 21 e 23 anni sono rimasti feriti in seguito ad una lite violenta scoppiata sui muretti di Piazza Duomo. I due sono stati denunciati dalla polizia, intervenuta sul posto e ora, grazie ai filmati delle telecamere di videosorveglianza, si stanno rintracciando altri tre giovani che hanno preso parte alla colluttazione. Le forze dell'ordine durante il fine settimana erano impegnate in un'operazione di controllo del territorio, soprattutto nelle zone della Movida. Oltre 200 le persone identificate. Tre posti di controllo erano stati posizionati lungo le strade principali di collegamento con il centro. I controlli poi si sono concentrati nella zona di Piazza delle Erbe, Piazza della Frutta, Piazza dei Signori, Duomo, Via Roma e Prato della Valle, senza dimenticare la stazione. Identificati anche 30 minori, in via Gattamelate invece è stato arrestato un tunisino di 37 anni trovato con 33 grammi di eroina. Controlli anche a est. I carabinieri nel fine settimana insieme al personale del NAS hanno effettuato delle ispezioni nei principali locali del centro storico della cittadina della Bassa Padovana. Un barista è stato multato per aver somministrato bevande alcoliche a tre minorenni. Durante il servizio sono stati denunciati anche due automobilisti per guida in stato d'ebbrezza e un cittadino rumeno di 23 anni trovato con una patente contraffatta. Su di lui pendeva una condanna a 6 anni per violenza sessuale aggravata ai danni di una tredicenne. L'uomo è stato rintracciato dalla Polizia di Stato e dall'Interpol in Islanda ed è stato estradato in Italia. Francesco Rattai. Era scappato in Islanda per sfuggire a una condanna di 6 anni di reclusione per violenza sessuale aggravata emessa dal Tribunale di Padova. La Polizia di Stato, però, grazie a un mandato d'arresto europeo, è riuscita a rintracciarlo ed estradarlo. L'uomo, un 47enne rumeno, è condannato per una vicenda svoltasi a Padova risalente agli anni tra il 2008 e il 2013. Vittima, una tredicenne, a cui la madre vietò di frequentare la scuola per affidarla invece ai cognati con l'accordo che avrebbe fatto la babysitter. Alla giovane venne però vietato di muoversi e fu costretta dagli zii a svolgere faccende di casa, occuparsi dei figli e anche degli animali domestici. Alla tredicenne era stato anche negato il diritto di poter avere una sua stanza ed era costretta a dormire sul divano. Negli anni la ragazza restò con loro tra il 2008 e il 2013, subì maltrattamenti ed umiliazioni da parte della coppia. Oltre a questo, però, da un'indagine della polizia emerse che la ragazza veniva abusata sessualmente anche più volte alla settimana da parte dello zio e del fratello della zia, il 47enne catturato.
Ora l'uomo dovrà scontare la condanna a 6 anni di reclusione. È stata inoltre applicata la misura di sicurezza del divieto di avvicinarsi a luoghi frequentati da minori e di svolgere lavori che prevedano contatto con minori, oltre all'obbligo di informare gli organi di polizia su future residenze e spostamenti. La coppia di zii sta già scontando la propria pena per questi reati. Ci spostiamo adesso a Monselice. Nella borsa avevano un grosso quantitativo di droga, scoperti dai carabinieri perché non volevano pagare il bed and breakfast dove avevano alloggiato. Guai per una coppia di 27 e 33 anni. I carabinieri di Monselice si sono presentati in un bed and breakfast della zona, chiamati dalla titolare, perché due clienti stavano abbandonando la struttura senza saldare il conto. Giunti sul posto, i militari dell'arma hanno trovato una ragazza italiana di 26 anni. Dalla sua valigia veniva un forte odore di marijuana. La donna però negava che fosse sua e riferiva che era del compagno, un uomo dell'89. Aperta la valigia, i militari hanno trovato quasi 1,8 kg di sostanza stupefacente, oltre ad abbigliamento femminile e la carta d'identità della donna. La 27enne è stata quindi arrestata e sottoposta agli arresti domiciliari. Il partner, 33enne, denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il caro energia mette a rischio i bilanci dei comuni e i servizi ai cittadini. Ad Albignasego, per far tornare i conti, è servita una variazione di bilancio, ma ci vuole anche un aiuto da Roma. Questo lo dice il sindaco Guido Barbato. Il caro energia colpisce duramente le famiglie, le imprese e anche i comuni. Albignasego nel 2022 è passato da 1.200.000 euro di energia elettrica e combustibili a 2.100.000 euro. Un più 900.000 al quale si è fatto fronte con i contributi Covid, che però nel 2023 non ci saranno e, dice il primo cittadino, serve un intervento da Roma per non dover tagliare i servizi ai cittadini. Per evitare questo occorre un intervento o del governo o dell'Unione Europea, che magari, era la cosa di cui si stava parlando ultimamente, metta un fondo da destinare a tutti gli stati più penalizzati dalla crisi energetica per poter fare in modo di avere queste risorse. Riscaldamento di scuole elementari e medie e di uffici comunali quasi raddoppiato, elettricità quasi triplicata, illuminazione pubblica passata da 710.000 euro a 1.210.000 e nel 2023? E una previsione purtroppo è in aumento rispetto all'aumento che abbiamo avuto quest'anno, quindi da 900.000 euro passeremo probabilmente a 1 milione, quindi abbiamo avuto un aumento del 90%, quasi 100% delle utenze. Ma per il futuro il punto di domanda è veramente grande. Ad Albignasego le luminarie di Natale sono salve, garantisce il sindaco. Il consumo di energia è piuttosto basso. Però vogliamo dare anche un'immagine diversa, senza però nulla togliere a quelle che sono le finalità di questa iniziativa, quella di cercare di dare risalto un po' ai nostri esercizi di vicinato, e quindi cercheremo magari di diminuirle ma non eliminarle completamente. Una crisi economica e sociale è molto probabile nei prossimi mesi. Alcune realtà produttive sperano di resistere sospendendo anche la loro attività se necessario. Ne abbiamo parlato stamattina con CGA Mestre a Tutto Mattino. Vediamo. Noi abbiamo bisogno sostanzialmente di 35-40 miliardi di euro a livello nazionale per dimezzare gli aumenti che famiglie, imprese e quindi anche gli enti locali, le ASL subiscono quest'anno. In Veneto gli aumenti saranno tendenzialmente attorno ai 4-5 miliardi, quindi bisogna trovare. È chiaro che abbiamo capito prima che il margine di mobilità, il margine operativo della regione è molto molto contenuto, 50 milioni è nulla di fronte ai 4-5 miliardi che il Veneto sarà chiamato a sostenere. Quindi è evidente che ci vuole un intervento da parte dello Stato, deve essere condiviso con Bruxelles, sostanzialmente quindi ci vuole un'operazione importante fatta a livello nazionale
sociale, altrimenti, ripeto, noi avremo molte realtà che si troveranno in difficoltà. Le case di riposo da settimane stanno dicendo: guardate che noi non siamo in grado di sostenere praticamente questi aumenti, così come praticamente il grido di dolore che è emerso da famiglie e tantissime imprese, soprattutto le piccole, che purtroppo saranno costrette a chiudere temporaneamente, speriamo. Grande attesa per il congresso cittadino della Lega, chiamata a scegliere il prossimo segretario di Padova. Tre i candidati: Davide Favero, Federica Pietrogrande e Alain Luciani. Vediamo. Dopo la sconfitta alle amministrative padovane, dove ha sostenuto Francesco Peghin, e soprattutto dopo il tiepido risultato politico alle scorse elezioni, la Lega padovana si prepara al rilancio e riparte dal congresso cittadino che questa sera a Limena sceglierà il prossimo segretario di Padova. Primo step che poi porterà al congresso provinciale, previsto entro fine novembre, e poi a quello regionale. In corsa ci sono Federica Pietrogrande, sostenuta dalla corrente pitonciana. Le direttrici del mio programma sono sostanzialmente due, una per così dire interna, e cioè rivolta al mio partito, ed è l'intento di coinvolgere militanti e sostenitori, cioè coloro che costituiscono la Lega di Padova, per creare insieme una squadra motivata, unita, capace e competente. C'è poi una direttrice esterna, e cioè rivolta al territorio, perché la politica necessariamente deve interagire con i cittadini, e quindi voglio creare una serie di appuntamenti con i padovani nei quartieri ed in altre sedi. Il secondo candidato invece è Davide Favero, sostenuto dalla corrente di Fabrizio Boron. È tempo, secondo me, di tornare in realtà proprio al confronto con i militanti per poter rilanciare l'attività della sezione, perché un partito di fatto è una comunità prima che un comitato elettorale, una raccolta di voti, e quindi, dato il momento anche storico di difficoltà della politica in generale e della Lega in particolare, ritengo fondamentale tornare a ritrovarsi, guardarsi e finalmente tornare a discutere per poi confrontarsi col territorio. Outsider e ultimo candidato a sorpresa che ha scelto di correre in autonomia è Alain Luciani. Abbiamo perso, secondo il mio modesto parere, un po' un'anima dovuta proprio a queste lotte tra le varie, tra virgolette, correnti. Io non sono mai stato abituato ad avere correnti all'interno del partito. Ci sono sempre state delle correnti di pensiero, ma una volta che si arrivava a discussione nei congressi si stabiliva una linea ed era quella. Ecco, noi è tanti anni ormai che non facciamo dei congressi ed era poi arrivato quindi il momento. Al via anche la campagna vaccinale anti-influenzale. Ci colleghiamo adesso in diretta con Valentina Visentin per le ultime notizie. Buongiorno dalla sede dell'USL 6 Euganea di Padova, dove si sta presentando l'avvio della campagna vaccinale anti-influenzale per questa stagione. Secondo i vertici dell'USL 6, il picco epidemico potrebbe essere anticipato già a novembre, quindi sta partendo subito la campagna vaccinale. 169.000 le dosi di vaccino a disposizione dell'USL 6, dei medici di base, dei pediatri e delle farmacie. Già aperti 5.000 slot per chi si vuole vaccinare attraverso l'USL 6. Per tutti quelli che si vogliono vaccinare ovviamente verrà proposta la cosomministrazione della dose di vaccino anti-Covid, visto che può essere associata con una doppia somministrazione. Vasta e amplia l'offerta dei vaccini anti-influenzali che quest'anno saranno disponibili anche in modo spray per i bambini più piccoli, per gli anziani e le categorie più fragili, e anche con una versione per gli allergici. Per quest'anno il vaccino è vivamente consigliato non solo agli anziani e bambini, alle donne in gravidanza, ma anche dai 60 anni in su, e ovviamente per le categorie lavorative a rischio come i sanitari. La prenotazione, appunto, come dicevamo, è già aperta, sono 5.000 gli slot aperti per chi si vuole vaccinare nell'USL 6, ma poi i vaccini saranno a disposizione appunto anche dai medici di base, dai pediatri e nelle farmacie. Per quanto riguarda il Covid, la curva sembra stabile per quanto riguarda i contagi. Da Padova è tutto, dalla sede dell'azienda dell'USL 6 è tutto, restituisco la linea allo studio.
Grazie a Valentina Visentin. I bambini devono andare a letto presto fino ai 10 anni. È uno studio dello psichiatra Luigi Galimberti che ha collegato comportamamenti deviati e tossicodipendenze con la carenza di sonno in età infantile. Vediamo il servizio di Guido Barbato. A nanna dopo Carosello, una frase del passato che oggi ritorna di grande attualità e sanità. Fino ai 10 anni di età i bambini devono andare a letto entro le 9 di sera. Lo sostengono gli studiosi della Fondazione Novella Fronda di Padova, che da sempre si occupano di dipendenze. Sono partiti dai comportamenti deviati degli adulti, anche sotto effetto della cocaina, e sono andati indietro nel tempo, all'adolescenza e alla prima infanzia. Perché è lì che il cervello si plasma, pur essendo un organo plastico. Oggi le pagine dei giornali sono piene di comportamenti nei ragazzi e negli adolescenti di tutti i tipi che conosciamo tutti, che arrivano fino all'omicidio e al suicidio. Voi sapete quanti ragazzini oggi possono andare incontro a quella sorte. Ecco, quel discorso non sembra, ma parte da importanti deprivazioni di sonno e dalla mancanza di regole educative da parte della famiglia, della collettività su questo tema, che invece deve essere riportato al centro dell'educazione sociale. Comportamenti come le violenze sessuali, i disturbi alimentari, il bullismo, le dipendenze derivano principalmente da una deprivazione del sonno, dice lo psichiatra. Far dormire di più i bambini li farà adulti migliori. I bambini andrebbero fino a 10 anni, 8-10 anni, mandati a letto prima delle 9-9:30 di sera. E una volta che si svegliano ben ristorati da questo bel sonno, i genitori e i nonni dovrebbero stare attenti a non viziarli, cioè ad insegnare loro ad aspettare di essere premiati perché hanno fatto qualcosa per meritarselo. Padova sempre più green con l'acquisizione del comune di nuove aree da destinare al verde pubblico. Valentina Visentin. Sempre più spazio verde per singolo cittadino. Il comune di Padova sta acquisendo oltre 700.000 metri quadri di superfici da destinare al verde pubblico. Se si aggiungono ai 130.000 metri quadrati acquisiti con la permuta per l'ampliamento del parco Iris in zona Forcellini, si arriva così a 83 ettari verdi in più per i padovani. Con queste aree che stiamo acquisendo a fronte di piani urbanistici attuativi che vengono realizzati e che quindi prevedono la cessione di aree che sono private al comune, e sommando queste aree alla permuta che abbiamo fatto per l'espansione del parco Iris, abbiamo questa grande offerta di verde pubblico che quindi nel corso del prossimo mandato ci porterà, rispetto appunto al piano del verde del 2021, ad avere da 28 metri quadrati ad abitante di verde pubblico fino a 32 metri quadrati per abitante, per cittadino padovano. Delle nuove aree acquisite, il 31% è già destinato al verde di prossimità, ovvero parchi pubblici. Verranno inoltre potenziati gli orti urbani. In parte saranno dei parchi, è il caso del parco Iris piuttosto che del parco Guizza Nord. In parte saranno aree di prossimità attrezzate, ma vogliamo anche realizzare aree di agricoltura urbana, perché abbiamo grandi superfici che potremo sfruttare in questo modo, nuovi orti urbani, ma anche boschi urbani, come è il caso di Via Armistizio e come sarà in altre aree della città, anche perché dobbiamo trovare delle modalità di sfruttamento di queste aree verdi che siano sostenibili dal punto di vista della gestione e quindi dal punto di vista economico. Un murales per Masha Mini, un'opera di street art pubblicata in via 58esimo Fanteria dietro lo stadio Appiani. Per capirci, a presentarci il lavoro è lo stesso artista. Vediamo il servizio di Guido Barbato. Mi chiamo Tony Rent e sono un artista padovano. E sono qui a parlarvi di questa mia ultima opera, che è un murales dedicato a Mahsa Amini, che è stata tristemente trucidata dalla polizia morale. Già, arrivata a Teheran e poi scomparsa. L'hanno proprio massacrata, sì, sì, di botte, più che maltrattata, ed è pazzesco che nel 2022 possa esistere ancora un'aberrazione del genere. Infatti sono stato molto colpito da questa
da questo accadimento ho deciso di dedicarlo a murales, appunto, anche in solidarietà con tutte le donne iraniane che stanno lottando in questo momento per ottenere una libertà. Rappresenta il ritratto appunto di massa e sullo sfondo c'è lo stato dell'Iran. Poi io ho deciso di completare questa immagine mettendoci appunto la bandiera dell'Iran con queste decorazioni che sono molto particolari ed inserirgli la scritta Un Orthodox, che è praticamente un riferimento a una serie TV. A fianco un'altra opera di Tony Rent dedicata alle donne soldato in Ucraina e l'inizio di un terzo murales. Tema la pace e i colori del mondo. Sarà pronto tra pochissimi giorni. Restate sintonizzati. Con questo servizio abbiamo terminato. L'appuntamento è per la prossima edizione. Grazie per averci seguito. Arrivederci.